ma probabilmente è la scena in cui il figlio si avvicina al padre all'interno del camioncino della macchina dopo che è andato a vedere il, diciamo, il luogo del delitto. Quando il padre del ragazzo morto abbraccia lui. La scena del concerto, ovviamente, perché il titolo del film è ispirato alla canzone che c'è nella scena del concerto. Quella del ragazzo con lui sulla bicicletta e un altro che porta la bicicletta del ragazzo. Le due scene in cui inquadrano il ragazzo in primo piano. Lui sfoga la sua rabbia, riesce a tirare fuori la sua rabbia o il dolore. Dopo che quel bambino gli fa vedere quel video su internet. L'ultima scena, quella prima che appaia al fuoco. Beh, i ragazzi che vanno a scuola a mountain bike, la BMX, sono dei mostri. Quando scappa, che poi il papà lo recupera, quindi c'è questo dramma dei genitori che cercano di comunque di sostenerlo, di aiutarlo, in questo, però non è facile. Sulle biciclette, quando su quella terra bianca, ma no, ce ne sono parecchie di scene che mi sono piaciute. Il finale, con la nebbia, sì. Quella dove ballavano. Credo il finale, era un, penso un omaggio ad Antonioni, a professione reporter. Quella da fuori dalla casa, con le finestre illuminate, ognuno in un quadro della casa. Mi piaceva il ragazzo, mi piaceva come ha interpretato il suo lutto, dunque la scena finale con la nebbia, fulmini. Il finale con la nebbia. Nessuna faceva schifo. La mia scena madre è l'inizio. L'inizio, quando vengono inquadrate le telecamere di sicurezza, ci sono tre televisori e viene mostrato l'omicidio del ragazzo, quindi da tre punti di vista differenti, è proprio figo. Complimenti a Scena Madre, che ogni anno mi sorprende sempre di più.